po' di teca cranica, qualche ossicino, frammenti di ossicina degli arti, Quindi ci niente di sono più. altri frammenti ossei piccoli. Ecco, la dottoressa sta concludendo l'esplorazione del settore posteriore di sinistra, divide per settori, poi farà l'esplorazione del settore posteriore di destra. Poi non so se è in animo anche di fare i settori anteriori, perché sembra che il cadavere si trovasse adagiato sul sedile posteriore. Non so se abbia in animo di far questo. La mia domanda, quando pensa possa durare, mi ha detto che questa giornata non sa se finirà, quindi può darsi anche che intenda valutare diciamo, i settori anteriori della vettura. Sono stati repertati altri resti ossei? Sì, ce ne sono diversi, ma molto piccoli. Un Cioè, dito, dottore, un dito risulta? un dito non risulta, a me non No. risulta un dito, io non ho visto dito, ho visto diversi frammenti di teca cranica. Diversi frammenti non Sì, sono. questi Cioè, che sì. sono Bene gli unici identificabili, dico, identificabili bene perché la teca cranica si identifica molto identificati. bene, è un Ok. osso piatto, quindi. Quindi Poi cranio. c'era un frammento d'ulna, poi altri frammentini, ma è che è tutto da vedere, bisogna identificare. Un paio di denti, sì, ci sono. Saranno utili insieme agli altri per Sì, io l'esame credo del che sia DNA. utile in senso teorico. Perché è Dottore, mi utile. scusi, lei sembra molto sicuro, no? Quando parla, Sì? ma com'è possibile che questi resti che lei identifica come umani siano stati scambiati per de delle No, ossa un di cane? attimo, cioè, il Qualche problema cane? secondo me è qui, perché l'idea che mi sono fatto io è questo. Cioè, esiste un'auto, esistono dei resti che vengono definiti carcassa, ed è bene non definirli così perché era un cristiano. Notoriamente con il fuoco il cadavere si rimpicciolisce. Gli esperti nel caso sono i vigili del fuoco, ma questa è una ricostruzione che faccio io, non me l'ha detto nessuno. I vigili del fuoco dicono: ah, c'è il cane, c'è il cane. Allora c'è qualcuno che chiama il veterinario. Di solito non si fa così. Vede qualcosa di piccolo, io non so quanto fosse grosso. Delle foto mi sono state spedite, ma sono foto di foto e quindi non si vede assolutamente niente. Comunque è sicuramente qualcosa di piccolo rispetto ad un corpo umano. Il vigile del fuoco lo dice il carabiniere lo dice il veterinario, e così con questo effetto domino tutti si fanno una convinzione che non è quella corretta. Poi dopo uno si dice: ma perché non viene conservato? Siccome io ho provato da solo ad essere in un cimitero a dover descrivere un cadavere magari putrefatto, non è la stessa cosa, però sei solo, non c'è nessuno, c'è il monatto, quello dell'impresa delle pompe funebri, che vuole che tu faccia lo svelto perché deve portare via il cadavere. Non voglio giustificare i veterinari, ma penso e presumo che all'interno, cos'era, là in loco, presso questa officina, fosse lì da solo, gli hanno detto tutti, non lo voglio giustificare, gli hanno detto tutti che era un cane, e lui l'ha descritto come un cane. Bisognava chiamare il Ma medico legale. mi scusi, cioè, ma è pur sempre un medico. Se Non qualcuno è mi un medico, è un dice, medico veterinario. ho capito, ma Sì, ma voglio dire, forse lei non ha avrà mai visto. cognizioni, Sì, no? però non è un. Cioè, se qualcuno mi dice questa pagina c'è Allora io scritto ho questo detto. oppure bianca, le pare che io dico che la pagina è bianca se c'è No, è scritto diverso. qualcosa? Il suo è un esempio paradossale. Io invece ho detto che questo è un cadavere carbonizzato. E non è come un cadavere che si vede normalmente, che ha la differenza rispetto al vivo, che invece di essere verticale è orizzontale come quando dormiamo. Allora è facile. Io non sto giustificando i veterinari, sto giustificando il fatto che il cadavere fosse carbonizzato. Io non l'ho visto. Sicuramente se ci fosse stato un medico legale, probabilmente, perché è più abituato a fare queste cose, va, guarda, verifica le singole cose come sta facendo adesso. Bravissimamente la professoressa Cattaneo verifica, certo che bisognava fare questa analisi, forse non è nella forma mentis del Ma scusi, ma se veterinario, una cosa anche. non la capisco, dico, mi scusi, Ma chiamate un'altra brava, persona. brava, ma lui non ha, in quel momento lì secondo me non doveva capire, perché Ma gliel'avevo come già detto in secondo? Mi 50. scusi, è un fatto oggettivo. Sono d'accordo con lei, ma Vabbè. guardi che io non li sto giustificando. No, è Cercavo. allucinante, No, cioè io questa povera cercavo. donna è finita nell'inceneritore Sono insieme assolutamente. all'immondizia. Ha Scusi, perfettamente. Ha dottore, cioè, ragione. sono cose No, gravissime, molto no? grave. Certo, io ho cercato di mettermi nei panni, siccome ho fatto anch'io qualche volta questo tipo di attività da solo, a Se distanza. una cosa non la so fare, la dico. Se non la No, vabbè, capisco, lo dico. sono Scusate, non d'accordo lo con lei, sono capisco. assolutamente d'accordo con E lei. quindi com'è possibile Non addirittura lo so, bisogna chiederlo redigere a lui. una relazione? Siamo Aspettavo ad altri mandare il Il medico medico legale, legale, ma la procura. veramente, sì, però Aspettavo se. ad altri. Sì, però se già E loro poveretti sono stati condizionati, c'è soprattutto una serie di notizie che si trasmettono. Ribadisco, non è che li voglio giustificare, c'è stato fatto un errore umano, in un caso che era sicuramente difficile e Sì. complesso. Tutto qui. Comunque sono d'accordo con la signora nel momento in cui mi dice che quando non sai fare una cosa è meglio non farla.
giusto? Senta, per fare chiarezza, lei parlava di teca cranica, quindi umano, ma cioè non è che anche il cane ha la teca cranica. Ma vede che non gliele rispondo, no, questo, perché la teca cranica ce l'hanno anche i cani. Anche i cani, questo certo. Volevo dire, lei dice teca cranica. Io dico teca cranica perché siccome però è poco probabile che ci fossero due toschi, nel momento che ce n'è uno, ci sono già ampi elementi. Okay. Questo per fare chiarezza, cominciando con la maledetta mia, con la maledetta clavicola per la quale io oggi mi trovo qui. No, quanto mai? Trovato, ma la lo facciamo magari insieme, che è arrivato. Sì, generale. Sì, allora. Le si confermano altri reperti umani utili, però il professor Issa Cattaneo sta ancora facendo una selezione molto accurata, quindi ci sarà quasi tutto il giorno ancora da fare. Più frammenti si trovano, più deduzioni si possono fare, più riflessioni si possono fare. Quindi meno male che l'auto è ancora disponibile, che ci consente di recuperare quello che purtroppo in parte è andato perduto. Quindi insomma una giornata assolutamente positiva. Sono frammenti umani? Sì, assolutamente sì. Anche, c'era anche un altro dente umano. Si conferma quello che avevamo già visto col collega, quindi con le mie. Dici quali reperti? Quali parti hanno perduto? Tante, il cranio, ossa, degli arti inferiori, superiori, un po' ovviamente il fuoco ha distrutto. Quanti? Tanti frammenti. Vabbè, adesso ricomporli diventa difficile. Ossei, però ossei. Sia delle mani, ossa sia umane, dei piedi. Questo. Sì, assolutamente sì. Ossa delle mani. E del cranio, molto. Quindi questi andranno insieme agli altri ad essere analizzati per fare il DNA, sarà possibile fare questo esame tossicologico di cui le chiediamo sempre. Certo, c'è anche parti di tessuto e naturalmente tutto questo servirà in un esame fine anche al microscopio a capire anche se ci sono delle lesioni. Quindi di nuovo poter ricostruire quello che può. Cioè, potrà anche capire se c'è stato un colpo contundente. L'obiettivo è quello, dipende dai frammenti che hai a disposizione e da ciò che esibiscono in funzione appunto di una riconducibilità poi a un mezzo lesivo. Grazie. A voi.